Allora, organizziamo il Linux Day in tutta Italia, o meglio, tutti i RUG d'Italia oggi organizzano il Linux Day. È una manifestazione per far conoscere il software open source, nella fattispecie il sistema operativo Linux. Qua a Novara abbiamo diciamo, l'intenzione di divulgare questo software, o meglio, questo sistema operativo anche nelle pubbliche amministrazioni e cercheremo di portare l'utilizzo di Linux anche nelle scuole. Abbiamo diversi software operativi e anche diverse distribuzioni Linux che sono anche adatte soprattutto alle scuole e ai comuni. La cosa bella di Linux è che è totalmente open source, quindi non occorre pagare licenze. E speriamo con la nostra, diciamo, operatività sul territorio di divulgare e far conoscere il più possibile tutti gli aspetti positivi di questo sistema operativo. Linux è un sistema operativo paragonabile a tutti quelli che noi conosciamo oggi, quindi sia Windows che Macintosh. Si possono fare praticamente le stesse identiche cose che si fanno con gli altri sistemi operativi. Si scarica dalla rete, diciamo, in maniera totalmente libera, quindi non ci sono, come ho detto prima, vincoli. Esistono tantissimi programmi, applicativi quali Office, per quello che riguarda, diciamo, l'alternativa a Microsoft Office, GIMP per quanto riguarda l'alternativa a Photoshop e tantissimi altri programmi anche come calcolatrici, piuttosto che tutti i programmi normali che si utilizzano, ecco. I vantaggi principali di passare a Linux sono innumerevoli. Tra i primi sono l'immunità ai virus, quindi Linux non può prendere virus, ma non perché Linux è più bello, soltanto per quello che riguarda la gestione del sistema operativo. Quindi per prendere un virus su Linux dobbiamo installarcelo, perché c'è un controllo dell'utente, o meglio, di quello che fa l'utente, e nulla può essere installato senza l'autorizzazione dell'utente. Linux va molto meglio sui sistemi anche datati, quindi oggi un computer che magari ha 500 MB di RAM e un processore diciamo un pochino vecchiotto, magari con Windows XP può andare un pochino più lento, con Linux vola. Oggi abbiamo installato Linux su macchine, quindi su computer, parecchio datati, proprio per far capire che è veramente molto agile. Potremo poi vedere un computer con addirittura 200 MB di RAM che fa girare un sistema operativo basato sulle scuole, quindi quello che è EduUbuntu. È difficilissimo che si impalli, o meglio che abbia problemi durante l'utilizzo, quindi tutto quello che sono le varie schermate di Windows, il computer non risponde o le varie schermate blu, su Linux è praticamente impossibile, in quanto è una gestione, diciamo, totalmente diversa. Ma la cosa bella è che Linux magari ti dà qualche problema all'inizio, quello sicuramente sì. Perché per installarlo magari perdi qualche giornata se lo vuoi iperperformante, ma poi è per sempre. È anche vero che oggi con due distribuzioni in particolare, Ubuntu e Linux Mint, questa cosa è molto più facile, in quanto scaricata il file ISO, quindi il file di installazione che poi si va a masterizzare su un computer, entro un'ora e mezza in realtà, dopo un'ora e mezza si ha un sistema operativo pienamente funzionante, con tutti i software già installati, quindi troviamo già quello che è Office, quello che è un browser, quello che è diciamo, tutto quello che ci serve per l'utilizzo di base, quindi l'utilizzo casalingo, quindi anche un client mail che non sarà chiaramente il nostro Outlook di turno, ma può essere Thunderbird piuttosto che Evolution, due software che non hanno nulla a che invidiare, anzi molte volte anche migliori di Outlook.